La premessa è che quanto esposto è una cosa piuttosto complicata. Si va attorno a strati profondi e le strutture, voglio dire, del nostro pianeta, del Sole in cui abitiamo, non sono cose così poco delicate. Questo credo di poterlo dire anche con qualche competenza per le mie competenze professionali. Detto questo, quindi fatta questa premessa, siccome mantengo ancora l'illusione che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, abbia tra i suoi compiti la tutela dei cittadini, io vorrei sapere la Regione con quali strumenti valuta questo tipo di richieste. Scusate, intendo strumenti tecnici, professionali, non amministrativi. Non è possibile demandare ai comuni, all'Unione dei Comuni, che chiaramente non hanno gli strumenti per confrontarsi con il livello scientifico, non tanto quello proposto che è molto carente, ma quello reale di proposte di questo genere. Buonasera, sono Germano Caroli, sindaco di Serriano sul Panaro. Come comune mi rifaccio a quello che ha appena detto l'amico dietro, ammettendo che il compito dei comuni di fatto è una mera competenza di tipo amministrativo, perché l'approfondimento su questi temi non può essere demandato a comunità locali, a comuni della nostra dimensione, rispetto a dei temi che richiederebbero delle competenze che travalicano oltremodo le nostre competenze. Allora noi diciamo che deve essere fatto valere il principio di precauzione, quindi non avremo comunque mai le garanzie di quello che viene fatto. E a un certo punto mi pongo un problema, ma il gioco vale la candela, ovvero, cioè evidentemente abbiamo un campo di norme per cui un soggetto privato è autorizzato a fare determinate cose, ma la politica che cosa fa? Allora io mi chiedo, ma è possibile che a un certo punto si individui zone come queste, le nostre, ponendo allo stesso livello come potrebbe essere il tema dell'approvvigionamento del gas dall'Algeria, dalla Libia e dalla Siberia? Le società petrolifere pagano allo Stato italiano per estrazione di gas su terra un 10%, però non lo pagano su tutte le quantità estratte, fermo restando le precisazioni di chi mi ha preceduto, Antonio Morselli, per quanto riguarda la fase di ricerca. Ma in fase di produzione pagano il 10% dopo una franchigia di 25 milioni di metri cubi di gas. La Libia, che è sotto gli occhi di tutti e nelle orecchie di tutti, prevede circa un 90% di royalties. Possiamo considerarlo un caso estremo. Dalla Libia, che richiede un 90%, all'Irlanda, che ne chiede un 25%, lì in mezzo ci stanno una serie di paesi, alcuni dei quali non troppo distanti da noi, se vogliamo sempre facenti parte comunque del continente europeo. Il Regno Unito, per esempio, ha un 50% di royalties, di diritti. Questo da un punto di vista economico, da un punto di vista ambientale, per quanto riguarda le comunità, bene, in Italia col decreto ministeriale 12 luglio 90, lo Stato italiano cosa ha sancito? Che per l'industria non petrolifera abbiamo 5 parti per milione, che sono 1.000 volte maggiori rispetto al parametro dell'OMS, e per l'industria petrolifera, quindi diamo un po' di aiuto, per così dire, all'industria petrolifera, un po' di margine di lavoro e definiamo 30 parti per milione. Quindi siamo a 6.000 volte superiori rispetto al parametro dell'OMS. Voglio dire che questo elemento chimico è comunque certificato come fra quelli più dannosi da un punto di vista fisico, da un punto di vista genetico. Detto questo, c'è il problema vero dei controlli di chi poi li farà. Io personalmente non mi fido, mi pare che le persone che presenti questa sera abbiano espresso chiaramente, l'ultimo intervento citava la Basilicata, che è uno scempio ambientale pazzesco e nessuno fa controlli, le ARPE, le ASL, lo Stato non esiste, non c'è, non è presente, hanno massacrato quel territorio. Proviamo di fare un primo giro, non dico di risposte, ma forse di precisazioni. Il problema è che io non mi ricordo tutto. Non avete fatto un'altra domanda. Qui è uscito l'allume e
e contraddizioni. Cos'è venuto a fare allora se lo prendono per delle domande? Di azienda che chiama domande, presentare un progetto pieno di lacune e di contraddizioni. Allora, noi abbiamo invitato la regione e la società, voi avete fatto delle risposte, delle domande, alcuni interventi sono stati molto interessanti, largamente condivisi. Se non è in grado di rispondere, anche questo è un elemento di valutazione. Devo dire che non si fa sicuramente una gran figura dal mio punto di vista. Qua, purtroppo questo qui è un processo alle intenzioni. Io devo dire queste tangenti, non so dove andiamo, perché effettivamente non si sa, e questo rispondo anche a Morselli, cioè i dettagli delle cariche esplosive sono funzione di dove saranno poi fatte queste linee. Il problema è che qui onestamente non si sa. Io sono d'accordissimo con voi, sarebbe meglio avere prima, però prima funzionava come dite voi, cioè uno aveva un'area, quando aveva a fare le attività, chiedeva, faceva gli studi e lo studio era solamente fatto sul progetto esecutivo, allora si discute. Noi sono il sindaco del Comune di Loiano e presidente dell'Unione Montana San Reddice. No, io ho partecipato a tutti gli incontri, per cui devo dire che con più partecipo e più sono convinto che così non può andare bene, per un semplice fatto. Poi con la regione ci siamo già confrontati, c'è collaborazione, per cui vorrei anche sgombrare il campo che ci possa essere qualcosa sotto, come dire, che le amministrazioni o le istituzioni non si stanno interessando e non stanno cercando di tutelare i nostri territori. Noi abbiamo un territorio molto fragile che è la montagna e quindi è il valore più grande che abbiamo e dobbiamo tutelarlo, e purtroppo devo riconoscere che da quello che si è visto non ci sono i presupposti per poter valutare quello che sarà il dopo questi controlli, queste perforazioni o queste ricerche. È chiaro che noi abbiamo votato ogni giorno come Consiglio che siamo contrari, soprattutto perché la chiarezza non esiste e soprattutto perché non ci sono garanzie se ci sono dei danni che li ripristina. Questa è la motivazione principale per cui noi siamo contrari. Sembrerebbe quasi di essere contrari perché si voglia sempre andare nel giardino vicino. Noi abbiamo già avuto un'esperienza con l'elettrodotto e io ringrazio ancora la Regione, contrariamente a quello che può essere, per la collaborazione che ci ha dato. Se si riesce a trovare il modo e sapere quale può essere il dopo, allora c'è la possibilità di decidere cosa decidere. Scusate il bisticcio di parole. Come possiamo nella conferenza dei servizi dare un parere positivo? È impossibile, sarà sicuramente un parere negativo, il nostro è negativo. Un assessore del Comune di Savigno aveva partecipato a questa cosa fin dall'inizio. Secondo me tutti gli elementi che sono stati presentati ci dicono che non abbiamo gli elementi di valutazione per poter eventualmente dire sì a questa cosa. L'azienda non è in grado di rispondere perché non è capace, perché è stretta dentro alle prescrizioni della legge con le quali non riesce a dare risposte più esaurienti, ma d'altra parte diverse osservazioni hanno detto che le leggi in linea di principio dicono che deve essere presentato un progetto completo, eccetera, eccetera. Se non siamo in grado di dare una valutazione, per ragioni di precauzione, avendo verificato che la procedura non è in grado di dare, per come è stata aspettata finora, una risposta esauriente, per ragioni di precauzione diamo una valutazione negativa. Dottor Caselli, quello che ha detto adesso, cioè un discorso sull'impossibilità oggettiva di presentare un progetto completo, è un discorso che posso fare io e il mio salumiere. Non lei, che è Ant Oil, una compagnia americana che viene qui a fare. No, non funziona così. E allora se lei risponde così, io prendo, faccio delle valutazioni necessarie su di voi e su quello che volete fare qui. Ci siamo domandati chi è Ant Oil dal punto di vista delle misure camerali. Abbiamo fatto le misure camerali. Allora, esistono e vogliamo evidenziare questa sera una cosa che a noi è sembrata piuttosto strana. Allora, esiste una Hunt Oil Company of Italy, SRL, capitale sociale, 10.000 euro, le cui quote sono di proprietà della Hunt Oil Overseas Oil Company degli Stati Uniti.
Poi ne esiste un'altra, si chiama Hunt Oil Company, Hunt Oil Italy Northern Apennine Company, sempre un SRL, quindi società a responsabilità limitata, di proprietà della Hunt Oil Company of Italy, di capitale sociale di 10.000 euro. Allora, 10 più 10 a casa mia fa 20. Buonasera, mi chiamo Cinti Monica e sono consigliere comunale di maggioranza qui a Monte San Pietro in quota PD. Vorrei evidenziare come ci sia una differenza incredibile, penso che sia evidente a tutti questa sera, che divide nettamente quelli che sono le persone che hanno presentato questa sera questo progetto da quello che è il pubblico. Non ci sono stati interventi dove si sia detto no perché no. Sono tutti interventi a livello tecnico ineccepibili. Ci sono una serie di considerazioni veramente notevoli con un livello di conoscenza incredibile. Non posso dire la stessa cosa per la Hunt Oil e per la Regione. Ci possono essere... due motivi e non so quale sia il peggiore. Uno, mancanza di competenze in merito, allucinante. Due, mancanza di volontà di rispondere, altrettanto allucinante. Ma la Regione chi tutela? La Regione siamo noi cittadini, cioè la Regione deve fare il bene dei cittadini. Se sento una risposta di sudditanza tipo la Hunt Oil se vuole rispondere, sinceramente non mi sento tutelata dalla Regione, devo essere molto sincera. Io sono Barbara Fabri, sono assessora ambiente del comune di Monte San Pietro. Ci tenevo a precisare per i cittadini di Monte San Pietro che il comune ha espresso attraverso le osservazioni un documento politico e tecnico in cui appunto è stata sottolineata la contrarietà alla perforazione esplorativa ed estrattiva sul nostro territorio. La partecipazione è regolata da due leggi, la 999 e la 3/2010. Rispetto a queste leggi c'è un difetto della Regione e di questo ufficio a non voler la partecipazione, a non volere l'intervento dei comuni e delle comunità. Tanto è vero che nella via Secchia che è stata approvata dalla giunta regionale, gli interventi sono stati tre, la Regione e due comuni. Quindi io ritengo che quella autorizzazione dovuta dall'ufficio via della Regione e dalla giunta sia un fatto illegittimo, in quanto non si è tenuto conto del progetto del fiume Secchia, perché è uguale al Reno e al Panaro. I motivi per i quali hanno fatto sì che il Comune si sia espresso contro, che mi sembrano motivi tecnici, questi signori non hanno prodotto una documentazione sufficiente a consentire una valutazione. Io mi fermo molto prima, se la relazione, il progetto è lacunoso e contraddittorio, ma fatto da una società che ha 20.000 euro di capitale sociale, già questo è più che sufficiente. Non ci sono compensazioni, ma voi chi siete? Voi chi siete? Avete il capitale sociale di un tabaccaio.